Ciao, eccomi qui tornata dopo un lungo periodo di assenza, quasi 2 mesi. Non mi ricordo più quando è stata l'ultima volta che ho fatto un tutorial. Sicuramente sì, circa 2 mesi fa. Scusate, diciamo che è stato un periodo proprio. Sono state male, male, male. Sembrava che non riuscivo più da questa influenza. Ho sentito che comunque parecchie sono state male e quest'anno è andata così, ma spero di essere ritornata più attiva di prima e niente. Allora, oggi vi voglio fare il tutorial di questo ciondolo qui, che un paio di mesi fa avevo postato sulla mia pagina, esattamente il 4 di ottobre, e vi avevo chiesto suggerimento per un nome, da dargli un nome, e quello che mi ha colpito di più è quello che mi ha suggerito la mia amica Lisa, e quindi lo chiamerò Tresor, proprio in onore della nostra amicizia. E allora io l'ho fatto in questa colorazione qui, che è molto molto estiva, e poi l'ho fatto anche in quest'altra colorazione qui. A me piacciono tutte e due. L'unica cosa che ho fatto caso, ho riscontrato che le super duo di questa finitura qui pastello sono leggermente un pochino più grandi rispetto alle super duo di questa finitura qui. Quindi, non so se potete avere qualche difficoltà nel realizzare questo ciondolo non usando le super duo pastellate. Allora, io l'incastonatura l'ho fatta con le Obiz e le 80 alternate. Ho fatto un'incastonatura netted. Come vedete, la parte centrale rimane leggermente un po' più alzata, tipo a cupoletta. Poi ho usato dei cipollotti 2x3, delle pellet super duo di 3 tonalità, no, 2, scusate, perché io guardavo in telecamera, quindi la telecamera un po' sfalsa i colori. E 15-0. E quindi vi ho detto tutto. Allora, il filo per questo ciondolo ho usato un 16 mm e per questo ho usato un 0,20. Devo dire che forse con questo rimane un pochino più rigido, come vedete. Allora, sistema i materiali e ci vediamo dopo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che il rivoli centrale è da 14 mm. Allora, eccoci qui, sistemati i materiali. Allora, abbiamo bisogno di pellet. Io sto usando questa colorazione qui, le Laster Metallic Olivine, e questo qui è il codice. Poi abbiamo bisogno di super duo. Io in questo caso userò due colorazioni. Allora, la prima colorazione è questa qui, Metallic Olivine, la stessa colorazione delle pellet, mentre per le altre sono queste qui, non so se riuscite a leggere, le Pastel Light Green, che ho preso da Perlissima. Poi abbiamo bisogno di cipollotti da 3 mm, ne occorreranno 10 pezzi, un rivoli da 14 mm, io userò il Vitra Light. Poi abbiamo bisogno di Obiz, e questa qui è la colorazione, ecco qui, riuscite a vedere, queste le ho prese da Mille Luci, che adesso ho cambiato nome, Crystal AB. Poi abbiamo bisogno di Rockail 80. Io sto usando questa colorazione qui, le 954. Poi
Poi abbiamo bisogno di 11,0. Sto usando le 10,51. Le locali, me la raccomando, Miyuki sto usando. Poi abbiamo bisogno di un ago misura 11. Io sto usando questi qui. Se avrei usato le 15,0 avrei usato un ago un pochino più piccolo. Poi un gancio e sistema i materiali. Ci vediamo tra poco. Allora, mi sono dimenticata di dirvi che il filo sto usando uno 0,20. Allora, andiamo a inserire sul nostro ago le O-ring alternate da 10,80. Quindi una 80, due O-ring, queste a ciambellina, quindi un'altra 80, due, e lo facciamo per 10 volte. Chiudiamo a cerchio, ripassiamo in tutte le perline, facciamo un nodino e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui. Una volta fatto il nodo, io mi sono spostata in qualche perlina più avanti. Sono uscita da una 80, ho inserito 5 110 e sono uscita da un'altra 80. Vi faccio vedere di nuovo. Quindi inserisco sul mio ago 5 110. Eccole qui, e mi inserisco nella 80 subito successiva e tiro il mio filo. Così, quindi faccio questo procedimento per tutto il giro. Eccoci qui, una volta inserite le 5 110 mi sono portata ad uscire dalla terza perlina qui. Inserisco sul mio ago una 110 e mi vado ad inserire nella terza punta e tiro. Praticamente adesso questo passaggio fa sì che andiamo a chiudere la parte retro del nostro rivoli. Quindi vado ad inserire una 110 nella terza perlina e lo faccio per tutto il giro. Dopo andrò a stringere e inserisco il mio rivoli. Quindi ci vediamo alla fine del giro. Allora, eccoci qui. Una volta inserite tutte le 110, dobbiamo inserire il nostro rivoli. Scusate, quindi andrò a stringere il lavoro e vado a ripassare in tutte le perline. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, eccoci qui. Una volta che io ho chiuso la parte retro, mi sono spostata, sono uscita praticamente da una 80, quindi ho traversato qui le due 110 e sono uscita da una 80. Adesso vado a inserire sul mio ago 3 110 e mi inserisco nella 80 subito successiva. Vediamo un pochino in questo modo e tiro il mio filo. Quindi vado a creare un picot sopra queste due perlina ciambellina, che non mi ricordo mai come si chiamano, le O-ring. Si vede che è un perlino da parecchio. Quindi vado a creare questo picot e lo faccio per tutto il giro e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui. Una volta inserito le 3 110 mi porto ad uscire con il filo dalla punta di questi picot. Inizierò con le super duo, ho scelto di iniziare con quelle più scure, quindi vado a inserire due super duo e mi inserisco nella punta del picot successivo in questo modo. Faccio rivedere, quindi due super duo e mi inserisco nella punta del picot successivo e tiro il mio filo.
Quindi faccio questo lavoro per tutto il giro. Allora, una volta inserite tutte le super duo, mi sono portata con il filo dal foro superiore di una super duo. Io per praticità mi giro il lavoro. Quindi, in mezzo alle due super duo che abbiamo inserito, vado ad inserire un cipollotto da 3 mm. Passo la prima super duo e aggancio quella successiva senza infilare niente. In questo modo e tiro il mio filo e si vanno a posizionare. Poi di nuovo un cipollotto, passo nel foro superiore. Mi doveva capitare proprio a me quella senza foro, scusate. Allora eravamo rimasti qui, quindi ho inserito il cipollotto, metti a fuoco un po'. Eccoci qua, quindi ho inserito il primo cipollotto e mi porto, quindi inserisco il cipollotto, passo nel foro superiore della super 2 e anche l'altro aggancio, quindi di nuovo soffilo, inserisco il cipollotto, passo nel foro superiore della super 2 e aggancio anche l'altra successiva in questo modo e tiro il mio filo. In questo modo, ecco come si presenta il lavoro dal davanti. Quindi faccio questo lavoro per tutto il giro e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui. Una volta che ho terminato di inserire i nostri cipollotti, stringo un pochino, non troppo eccessivamente. La lavorazione si presenterà così. Infatti, come vi dicevo, è la parte centrale un pochino a cupoletta. Allora, io sto uscendo da un cipollotto, io per praticità giro il mio lavoro. Quindi cosa faccio? Inserisco una 110, una pellet e una 110, eccole qui. E mi vado a inserire nel cipollotto subito successivo sto filo che si aggroviglia da tutte le parti. In questo modo, faccio vedere, quindi sul davanti si presenterà così. Forse era meglio scegliere le super due più chiare, vabbè, pazienza. Quindi vi faccio vedere di nuovo 110 pellet 110, ecco qui. E mi vado ad inserire nel cipollotto subito successivo e tiro il mio filo. Quindi faccio questo passaggio per tutto il giro e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui. Allora, io comunque ho smontato e ho cambiato colore perché è meglio così, che comunque in video riuscite a vedere meglio. Allora, una volta inserito 150 pellet e 150, mi porto ad uscire con il filo da una pellet e vado a inserire sul mio ago 380. Io adesso mi giro il lavoro per praticità. Allora, esco da una pellet e mi inserisco nella pellet successiva, solo la pellet, e tiro il mio filo. In questo modo. Quindi faccio questo procedimento per tutto il giro. Allora, eccoci qui a giro ultimato. Come vedete, ho cambiato colore un'altra volta perché non mi piaceva. Purtroppo, quando non si hanno colori adatti da poter giostrare, succede questo. Allora, una volta inserite le 380, mi sono portata ad uscire qui da una pellet. Io giro il mio lavoro per praticità. Quindi che faccio? Attraverso le 380 e mi porto a uscire dal gruppo delle 380. Come vedete, vado ad inserire 380 e quindi io cosa faccio? Mi inserisco nel gruppetto da 3. Così, e tiro.
Così. Lo faccio rivedere, quindi 380. Esco dal gruppetto tra 3 e mi inserisco qui. E tiro. Quindi faccio questo passaggio per tutto il giro. E ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui. Una volta inserito le 380, mi sono portato ad uscire da questa 80, quindi ho attraversato l'archetto di 3 sulle pellet. Allora, zoom un pochino così. Eccoci qui. Quindi mi sono portato ad uscire da questa 80 qui. Quindi vado a inserire sul mio ago 3 su per 2. In questo caso io le scelgo chiaro e quindi mi inserisco qui. Quindi passo le prime due e anche la terza, quindi devo attraversare le 380 che ho inserito precedentemente sulla pellet in questo modo. Ve lo faccio rivedere, insomma, zoom un pochino di più. Quindi io mi trovo ad uscire qui, dove stai? Ecco. Da questa 80, quindi inserisco 3 su per 2 sul mio ago, eccole qui, e mi inserisco, ecco, le prime due e tiro, poi anche in questa qui, ahia, ma sono pure punta, che dolores. Tutte le dita massacrate. In questo caso, quindi faccio questo passaggio per tutto il giro e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qui come si presenta una volta inserito le nostre 3 super duo. Allora, mi sono portata ad uscire con il filo dal foro superiore di questa super duo. Quindi, cosa andremo a fare? Andremo a inserire un'altra super duo del secondo colore e passo nel foro superiore della mia super duo in questo caso. Poi inserisco sul mio ago un'altra super duo e mi inserisco nel foro superiore dell'altra super duo. E fin qui ci siamo. Adesso zoom un pochino per farvelo vedere meglio. Adesso qui dobbiamo inserire una 110. Metti a fuoco, eccola qui. Aspettate che ho zoomato troppo. Quindi ho inserito sul mio ago una 110 e mi vado a inserire nella 80. Aspettate, eh. Qui nella 80 centrale e tiro il mio ago. Eccola qui, vedete, si è andata a posizionare. Quindi inserisco un'altra 110 e mi vado ad inserire. Io giro un pochino il lavoro per comodità nella super duo del foro superiore successiva in questo modo. Quindi super duo, super duo, 110, 110 che passo sotto qui la 80. Quindi faccio questo passaggio per tutto il giro. Allora, eccoci qui. Una volta inserite le super duo e le locale, mi sono portata con il filo ad uscire da questa super duo. Allora, non fate caso che il lavoro sembra ondulato perché adesso con gli altri passaggi che andremo a fare il lavoro si sistema. Quindi mi sono portata con il filo ad uscire da questa super duo qui, quindi alla coppia di queste due. Giro il lavoro per praticità e vado a inserire una super duo del primo colore e mi inserisco nel foro successivo di questa super duo, così.
Allora, una volta inserita la Super Duo, mi porto sotto un lago. Quindi attraverso. È un passaggio un po' complicato, quindi spero di riuscirvi a farvi capire. Ok, quindi una volta inserita questa Super Duo, mi sono portata con il filo ad uscire qui sotto. Ci siete? Ok, inserisco 3 Super Duo. In questo caso ho deciso di aggiungere le luster white, quelle bianche, e mi vado ad inserire con il filo nella Super Duo successiva nel foro basso qui e tiro, e quindi si vanno a posizionare qui. Ok, quindi passo sotto così, passo sotto, poi passo su. È un po' complicato, però spero di farvelo capire. Inserisco la Super Duo in questo modo, tiro. Quando ho tirato, io ripasso sotto. In questo modo. Quindi eccoci così, non fa niente che queste rimangono lente, perché poi con il passaggio successivo si vanno a sistemare. Quindi ve lo faccio rivedere un'ulteriore volta. Inseriamo 3 Super Duo. In questo caso ho deciso di aggiungere quelle bianche, quindi sto uscendo qui nel foro basso. Io devo passare qui, quindi giro un po' il lavoro, quindi mi vado ad inserire qui. In questo modo, e tiro così, poi passo su, inserisco la Super Duo chiara, passo qui nel foro superiore, tiro e ripasso poi sotto, e faccio così per tutto il giro. Allora, eccoci qui. Una volta che ho inserito le mie 3 Super Duo bianche e quella verde, mi sono spostata con il filo in questa Super Duo qui. Allora, un attimino che zoom un pochino. In questa qui. Adesso prendo una 80 e passo nella Super Duo subito successiva, in questo modo. Di nuovo un'altra 80 e passo nella Super Duo bianca, in quella verde. E riesco, vediamo un po' se riesco a prendere tutte, e riesco qui e tiro qui. Quindi noi dovremmo solo inserire le 80, quindi facciamo questo passaggio per tutto il giro. Eccoci qui. Una volta inserite le 80, io qui già ho messo il gancio, andremo a inserire 3 11.0. Quindi, un attimo me l'avvicino perché il filo è corto, speriamo che basti. Quindi andiamo a inserire 3 11.0 e mi inserisco nella 80 e nelle varie Super Duo qui.
un pochino, eccoci qui. Quindi vado a creare questi piccoli picot tra una 8-0 e l'altra, quindi lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro. Allora, eccoci qui ragazzi, il ciondolo l'ho terminato, sentite in sottofondo mia figlia. Allora, eccolo qui, il ciondolo l'ho terminato e devo dire che mi piace anche con questi colori. Eccoli qua, tutti e tre al completo. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e sia di vostro gradimento. E se vi è piaciuto, un pollicino in su. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!